Dedichiamo questo video a una serie di strumenti che Ibanez ha voluto riservare ai generi metal più estremi. Da tempo la serie Xyphos ha iniziato a solcare i palchi di parecchie metal band, rilanciando la moda delle forme asimmetriche ed aggressive che da qualche anno erano state messe da parte. Le chitarre che proveremo in questo clip sono tutte parte della line-up Ibanez per l'anno 2009. Si tratta della DTT-700, la XPT-700XH e la XPT-707 a 7 corde. Partiamo analizzando le caratteristiche della DTT-700, meglio nota con il nome di Destroyer. Proposta nella finitura Metallic Grey Sunburst, presenta un manico passante Wizard 2 in acero e noce in 5 pezzi, con tastiera in palissandro a 22 tasti jumbo. La scala è da 25 pollici e mezzo e il radius da 400 mm garantisce una tastiera piuttosto piatta. Il ponte fisso è un Gibraltar Custom con corde passanti per il body a montaggio posteriore. Il body è realizzato in mogano. L'elettronica con controlli di tono e volumi separati è rappresentata da due pickup di marzo di Activator X, la versione del devastante X2M applicata alla tecnologia di Activator, grazie alla quale Di Marzio ha estrapolato le migliori caratteristiche di suono dei pickup attivi, eliminando la naturale compressione che li caratterizza e chiaramente anche l'obbligo di alloggiare una batteria interna per alimentarli, trattandosi infatti di pickup rigorosamente passivi. Andiamo subito ad ascoltare il suono di questa chitarra che, già dalle immagini, non si direbbe certo votata al jazz più puro. Passiamo ora alla XPT-700XH, la nuova Xyphos che si differenzia dai modelli precedenti principalmente per la presenza di una tastiera in palissandro da ben 27 tasti, sempre jumbo. La forma del body, realizzato in mogano intorno al manico in acero passante, è la ormai classica Xyphos e la finitura è Green Shadow Flat, un verde militare opaco. La presenza della tastiera più lunga su una scala che rimane da 25 pollici e mezzo ha determinato la scelta di posizionare al manico un pickup di Marzio Air Norton S, ottima versione slim del famosissimo fratello Full Humbucker che ha reso famoso il suono di John Petrucci e dei Dream Theater. Al ponte è presente un pickup di Marzio D-Activator, ottimo sia sulle ritmiche che sui soli, prodotto, come per il caso del modello montato sulla Destroyer, veramente azzeccato per il genere. Il ponte è un tremolo double locking Ibanez Edge 3, molto morbido nell'uso e parecchio affidabile in termini di accordatura. Ora corriamo a sentire di cosa è capace questo strumento.
l'ultima chitarra della prova, questa XPT-707 è la versione 7 corde a ponte fisso della serie Xyphos. Qui la tastiera è a 24 tasti, ma vengono mantenute inalterate tutte le caratteristiche di legno e misure viste sulla 700. Il colore è un vero spettacolo. La finitura Grey Chameleon cambia davvero colore appena lo strumento viene mosso rispetto alla luce. Giustamente, anche l'occhio vuole la sua parte, e in questo caso Ibanez ha davvero dato il massimo. I pick-up sono sempre i D-Activator, ora nella versione a 7 corde, regolarmente prodotta da Di Marzio. Nulla di più azzeccato su uno strumento simile. Anche sulle frequenze più basse il suono è sempre compatto ed intellegibile. Andiamo subito a sentirlo. Tra gli strumenti vengono forniti con custodia rigida di serie. Concludendo, un vero reggimento di chitarre da combattimento. Tutte le caratteristiche che qualunque chitarrista metal può desiderare si trovano per forza in uno di questi strumenti. Verrebbe davvero voglia di averle tutte e tre.